Oggi termina il mio rapporto di lavoro col presidio ospedaliero di Sarno. Ad annunciarlo è Francesco Cembalo, dirigente responsabile dell'unità operativa di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza pronto soccorso del Martiri del Villa Malta. Cembalo, sindaco di Altavilla Silentina, riconfermato lo scorso ottobre, andrà a ricoprire lo stesso ruolo di dirigente all'ospedale di Oliveto Citra. Ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione che ho ricevuto, ha sottolineato. Lascio con sinceri sentimenti di orgoglio, con profonda gratitudine ed un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazioni sia dal punto di vista professionale che personale. Il nuovo dirigente a Sarno sarà il dottore Salvatore Sforza e si ritroverà sicuramente davanti ad una situazione piuttosto complicata. È un dato che probabilmente già conosce bene, dovrà fare i conti con l'emergenza del pronto soccorso, con la grave carenza di personale che si ripercuote sui reparti. Una situazione che sembra possa aver accelerato anche l'addio di Cembalo, che aveva manifestato la preoccupazione. Dal suo profilo social, infatti, aveva lanciato l'allarme: con queste premesse non si va da nessuna parte, aveva scritto Cembalo. Bisogna trovare una soluzione, altrimenti si rischia la chiusura del pronto soccorso ed il collasso dell'intero ospedale. E proprio dall'ospedale di Sarno non sono arrivate rassicurazioni. Si chiede fortemente il potenziamento del personale. Lo ha fatto il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, in una nota inviata al direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino. Lo hanno fatto i primari di dirigenti in una nota inviata al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. In un quadro sanitario complesso per tutto l'agro sarnese e nocerino, certamente la condizione di Sarno è quella più grave dalla necessità di soluzioni urgenti. Rischia il personale, ma rischiano anche i pazienti, aveva sottolineato Alfonso Della Porta, segretario provinciale della CISL FP di Salerno. Il pronto soccorso, aveva detto, è allo stremo ed è intollerabile.